Il 2016 è il 200° anniversario di un fatto molto importante per la storia dell'arte italiana, la restituzione delle opere che Napoleone aveva portato via dall'Italia per il suo sogno, la costruzione del grande Louvre, del grande Museo Universale. La popolazione al ritorno delle opere si rende conto dell'importanza del patrimonio storico-artistico e per la prima volta lo sente come un patrimonio appartenente al pubblico, a se stesso, e di conseguenza nascono i musei pubblici sulla scorta del Museo del Sogno Napoleonico del Grande Louvre. Quindi il sogno di Napoleone si infrange, ma lascia un'eredità straordinaria in Italia.